accendi la luce? Allora adesso vi facciamo vedere perché questi ragazzi stanno qui questa sera. Da dove è partito? La tagliola della Boldrini, quell'infamità nei confronti di chi difende la democrazia. Lei non è cosciente.
cosciente, infatti, di quello che ha fatto finora, ossia non tutelare per nulla le opposizioni, applicare un regolamento inventato, perché lo strumento che lei ha usato non esiste sul regolamento. Fate questo esercizio, prendete il regolamento e cercate la ghigliottina, non esiste. E si è anche permessa di usare la sua carica per andare davanti alle televisioni, davanti a milioni di italiani, a dire che quella era una prassi, prendendo in giro tutti voi, tutti noi. E noi ci siamo fatti fare questo processo, contenti, orgogliosi, convinti che l'avremmo fatto altre 100.000 volte, e ci siamo presi i nostri giorni di sospensione. Grazie. Circa 370 giorni di sospensione, un anno solare, più di un anno solare. Questo che significa? Che noi per un sacco di giorni saremo fuori da quel Parlamento, ci ha tolto la possibilità di fare quello per cui voi ci avete mandato lì. E allora noi non abbiamo trovato giusto che, insomma, intanto questo atto per cui di fatto congeli un deputato della Repubblica eletto, noi abbiamo fatto anche le votazioni online, quindi voi ci avete scelto a differenza di quello che fanno tutti gli altri partiti che scelgono con la propria segretaria. E allora noi non potevamo stare fermi, abbiamo deciso di fare questo non ci fermate tour. Perché non ci fermate? Perché voi, la cassa, la vecchia politica, il marciume, le cariatidi che stanno in quel palazzo continuano a fare i loro porci comodi, ci sospendono perché hanno trovato i ragazzini, quelli che non sanno nulla, quelli che arrivano dalla scuola, quelli che hanno il loro modo un po' eccessivo di fare le cose, e noi non potevamo stare immobili. Abbiamo deciso di cominciare questo tour perché, nonostante la loro maniera di trattarci, noi continueremo a gridare con tutta la nostra voce che cosa facciamo da un anno ormai in quel Parlamento, che cosa viviamo, che cosa hanno fatto, che cosa hanno votato e che cosa non hanno votato. E noi ve lo raccontiamo con tutta la forza che abbiamo, girando più possibile l'Italia dal nord al sud, e lo facciamo così, con una telecamera, con una diretta, con le dirette Twitter, le foto su Facebook, le sale piene. Questo è il nostro modo, e questo modo a loro fa molto male, fa malissimo, perché si sono accorti che non basta più essere il politico condotto con quattro soldi in tasca, che si prenota una sala, si fa la pubblicità. Qualche aperitivo, e riempie una sala e dice quattro cose in politichese. Noi no, non siamo questi, noi siamo quelli che riempiono le sale, perché le riempite voi con la vostra forza, con il vostro volantinaggio, con l'attività dei meetup sul territorio. Con questa forza ci date tutto l'affetto che vi va di darci, e noi vi ringraziamo per questo, vi ringraziamo davvero tanto. E quindi questa azione che cos'è? Semplicemente la nostra volontà di raccontare che cosa accade. E in quest'anno sono successe un sacco di cose, ognuno di noi sta in una commissione diversa, fa cose che mai si sarebbe sognato di fare, con davanti della gente che mai avrebbe voluto incontrare, che mai avrebbe voluto, con cui non voleva neanche scambiarci una parola, perché io non posso parlare di rifiuti con un camorrista, non posso parlare di rifiuti. Probabilmente, se quel Parlamento voterà, finirà in galera perché gli è stata chiesta l'arresto. E noi cittadini ormai non possiamo stare con questa gente, non possiamo stare in un palazzo dentro il quale non c'è nessun deputato eletto se non noi del Movimento 5 Stelle, che ragionano con la propria testa, perché loro non sono persone che ragionano con la propria testa. E lo avete visto quelle volte che siamo andati in televisione, che li abbiamo messi davanti al fatto concreto. Vi ricordate Luigi Di Maio davanti alla Bonafè, che gli spiegava: guarda che forse non te ne sei accorta, le province non le abbiamo abolite. Questi sono loro. Noi siamo qui, ora vi racconteremo un po' di cose e poi faremo fare a voi tutte le domande che vorrete. Vittorio Ferrarese.
Buonasera Frosinone, mi chiamo Vittorio Ferrarese, ho 26 anni, sono in Commissione Giustizia e mi hanno dato 25 giorni di sospensione dal Parlamento. Sono tanti secondo voi? No. Secondo voi quanti giorni di sospensione possono aver dato a un questore della Camera che ha picchiato una donna in piena aula? Quanti? Due auto blu. Ma se io per aver protestato democraticamente e pacificamente in aula, per aver occupato una commissione con la giustizia da solo, ne ho presi 25, secondo voi uno che picchia una madre di famiglia, quanti gliene danno? Quindici giorni di sospensione ad Ambruoso per aver picchiato una donna, e alla stessa donna per aver appoggiato la guancia contro il suo schiaffo 10 giorni alla vedana al lupo. 10 giorni. Questa è la giustizia della Camera dei Deputati, della nostra preside, che non può essere definita altrimenti. Una che va a mentire spudoratamente in televisione, vi dà a tutti dei potenziali stupratori, no? Infatti ho un po' paura a stare qui perché, in effetti, siete tanti e... No? E allora, noi cosa abbiamo fatto in aula, cosa abbiamo fatto nelle commissioni? Abbiamo protestato come un'opposizione vera, un'opposizione che riesce ad arrivare all'ultimo giorno per far decadere un decreto e va oltre quella linea di demarcazione che non è mai stata superata. E loro avevano perso, signori, noi vinto, noi avevamo vinto, era decaduto quel decreto. Avevamo vinto, loro lo sapevano, perché sono incapaci di gestire la Camera dei Deputati. Incapaci perché, per esempio, il Salva Roma è stato fatto due volte, è stato emanato due volte e per 120 giorni non sono stati in grado di riconvertire in legge un decreto. E con l'IMU Banca Italia è stato lo stesso, incapacità di gestire i decreti parlamentari incostituzionali, perché contengono di tutto, dal TAV al femminicidio, alle province, ai vigili del fuoco, tutto contengono questi decreti e vengono firmati da un Presidente della Repubblica che si prende la responsabilità di firmare decreti incostituzionali e poi non va come testimone alla trattativa Stato-mafia. Siamo una Repubblica che viene dal sangue di magistrati coraggiosi che hanno dato la vita per ognuno di voi, e il nostro Presidente ci permette di non andare a testimoniare. E allora abbiamo difeso l'unica cosa che crediamo corretta difendere in questo Parlamento ormai svuotato dal governo, ovvero i diritti dei cittadini, i vostri diritti, i vostri soldi. Hanno dato 7,5 miliardi di euro alle banche private, le stesse banche che non vi danno i soldi per fare un mutuo, per prendere una casa, le stesse banche che non vi danno i soldi, non danno i soldi agli imprenditori per fare imprese, per rilanciare un'impresa in difficoltà. Questi, a questi stiamo dando i soldi. E il mio conterraneo Franceschini, che è stato nominato, indicato, ministro della cultura, e quando gli hanno chiesto ma come mai Franceschini alla cultura, insomma lui ha fatto giurisprudenza, come mai? Perché ha scritto dei romanzi. In effetti, scusate. E che hanno messo alla giustizia, hanno messo Orlando, che ha il diploma scientifico praticamente. Poi vabbè, hanno messo al lavoro Poletti, che ci sta perché insomma viene da Lega Coop, quindi non potevano non dare una fettina anche a loro. Hanno messo Galletti, sempre a mia disgrazia, un mio conterraneo che diceva che l'acqua andava privatizzata e voleva il nucleare, la centrale nucleare in Emilia Romagna.
sono 5 indagati di cui uno l'abbiamo già mandato a casa, uno in commissione bilancio, come ha detto Laura, gli hanno già fatto una richiesta per arrestarlo. Orlando, quando era ex ministro dell'ambiente, ha messo a capo dell'ISPRA, visto che i problemi ambientali ci accomunano un po' tutti. Un certo De Bernardini, condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per cooperazione in omicidio colposo e lesioni plurime per il terremoto dell'Aquila. Insomma, fanno curriculum gli indagati, no? E allora noi andiamo a difendere i cittadini, e Franceschini mi viene a dire in diretta alla Sette, a tutti voi italiani, che il Movimento 5 Stelle vuole far pagare l'IMU agli italiani. Questo vi hanno raccontato. E molti se la bevono perché i giornali, molti giornali, molte televisioni, ormai non fanno più il loro lavoro, ma sono veramente dei pennivendoli assoldati a questa gente. Il problema però è che ormai non se ne può più, perché finché un tempo potevamo ancora durare, ora gli italiani non ce la fanno più. E non ce la fanno più perché hanno risucchiato tutto quello che si poteva risucchiare. Tutto viene risucchiato. E allora abbiamo un presidente del Consiglio che dice 15 giorni prima di essere eletto: Letta, stai sereno. Stai sereno che io mi faccio eleggere con pubbliche elezioni. E va a fare il presidente del Consiglio. Abbiamo un presidente del Consiglio che parla con tweet, dice primo tweet, secondo tweet, terzo tweet, no? E noi ci guardiamo e dice, ma cosa sta dicendo? Che cazzo dice? Non sa neanche quello che vuol dire, vuole abbassare il cuneo fiscale, non sa come. Queste persone non hanno veramente un'idea di futuro. Prendono decisioni secondo delle elezioni, ci sono le europee, dobbiamo vincere, facciamo un cambio di premier. Questa è la nazione della Repubblica Italiana, una nazione che i nostri padri costituenti, se venissero giù e guardassero quello che è successo, si metterebbero le mani nei capelli e si chiederebbero: ma cosa ne abbiamo lasciati? Una repubblica con una costituzione o una monarchia? E allora questo soggetto fa la legge elettorale con un condannato in via definitiva per frode fiscale fuori dal palazzo, vi viene a raccontare il PD in campagna elettorale che il Porcellum è bruttissimo, che vogliono rimettere le preferenze, che risolveranno il conflitto di interessi, così ci togliamo Berlusconi una volta per tutte, e poi cosa fanno? Liste bloccate e no al conflitto di interessi. E vi prendono in giro ancora una volta. Ancora una volta. Ma cosa deve capitare in questo paese perché si svegli e li mandi tutti a casa? Cosa deve capitare? Allora siamo tantissimi, siamo sempre di più, veramente io sono emozionato a vedere stasera così tante persone che in un lunedì sera si prendono su e vengono qui ad ascoltare dei ragazzi che stanno facendo opposizione in un Parlamento svuotato, e sono contento e orgoglioso di voi che siete la nostra benzina, ci date forza. Quella forza che queste persone ci vogliono togliere. Perché ognuno può fare un sacrificio per cambiare questo paese. Ognuno di voi può farlo. Ognuno di voi ogni mattina si può alzare, può informare il suo vicino, il suo amico, il suo collega di lavoro, può dire cosa sta succedendo in Parlamento e ci può mettere la faccia per cambiare questo paese, per cambiare questo futuro, per il futuro dei vostri figli. Ricordatevelo sempre, perché le decisioni che prendono adesso, le discariche, gli inceneritori, andranno ad influire sulla salute dei vostri figli, dei nostri figli. Loro se ne fregheranno, non ci saranno più, ma i nostri figli ci saranno ancora su questa terra che stanno distruggendo. Allora, o noi questo futuro da persone oneste, perché ricordiamolo sempre, le competenze loro le possono avere, l'esperienza pure, ma l'onestà o la si ha o non la si ha, non la si compra al mercato, signori, l'onestà, o si è onesti o non lo si è. Noi non abbiamo bisogno di 48 milioni di euro di finanziamento pubblico, noi abbiamo bisogno di voi, di attivisti, di cittadini che vanno a fare il loro dovere, ci mettono la faccia,
si riprendono il futuro del proprio paese e li mandano e li mandiamo tutti a casa. Grazie per il voto. Buonasera a tutti quanti, anche io vi ringrazio per la vostra presenza, è veramente importante per noi, vi ringraziamo tantissimo di questo. Io sono Silvia Benedetti, sono di Padova e sono in Commissione Agricoltura. Ci sono due cose... Chiaramente anche io, una dei 26 deputati sospesi. A proposito di questo, ci sono due considerazioni che volevo fare qui con voi. La prima è che hanno sempre sottolineato nei giornali questi grandi titoloni: il Movimento 5 Stelle protesta, il Movimento 5 Stelle è fascista, il Movimento 5 Stelle è antidemocratico, sempre parlando appunto delle proteste che abbiamo fatto in aula sul decreto IMU Banca Italia. E poi che cosa succede? Succede che qualche giorno dopo la Commissione europea manda una lettera al Ministero dell'Economia chiedendo se per caso questa rivalutazione di Banca Italia non fosse un aiuto allo Stato. La Commissione europea, signori, quindi quello che è l'espressione tipica della lobby finanziaria ed economica, quindi una cosa che assolutamente non ha niente a che vedere con il Movimento 5 Stelle. Perfino la Commissione europea si è domandata se non fosse un aiuto di Stato alle banche. E allora, a fronte dei mega titoloni dove il Movimento 5 Stelle fa l'antidemocratico in Parlamento, vedi l'articolino scritto in grande così in basso a destra sull'ultima pagina riguardante questa cosa. Chi di voi lo sapeva? Beh dai, neanche male comunque, siete cittadini informati, bravi, bravi, continuate bene. Poi, un'altra cosa mi fa pensare il fatto che noi facciamo questa protesta per un motivo giusto e ci mettono all'incirca un mese per farci il maxi processo. Un mese per farci il maxi processo. Pena esemplare, perché come ha detto prima Laura, sono quasi 370 giorni circa, e 26 deputati del Movimento 5 Stelle. E io penso sempre, ma Berlusconi, quanto tempo ci hanno messo a buttarlo fuori per tutte le porcate? Quello che parla è che forse... Esatto. Anche questo Movimento 5 Stelle l'avremmo ancora lì, il mister, ce l'avremmo ancora lì. Mi secca sinceramente pronunciarlo qui, perché ormai Berlusconi fa parte del passato e per fortuna fa parte del passato. Quindi non si può ricandidare, non si può candidare adesso, intanto l'abbiamo messo da parte. Poi un'altra cosa che mi fa riflettere è la visione delle cose, la visione proprio politica di un paese. Qualcuno si stupisce e dice, ma quelli del Movimento 5 Stelle, ma sono plebe, è gente che non può fare la classe dirigente, non hanno competenze. Allora qualcuno mi deve spiegare che razza di classe dirigente è quella che ad esempio mette in programma Expo 2015. Expo 2015 è l'esposizione universale che si terrà a Milano appunto nel 2015 e ha come tema nutrire il pianeta, energia per la vita. Quindi è un'Expo collegata chiaramente alla mia Commissione Agricoltura. E per fare questa Expo a suo tempo era stato presentato un progetto di Expo diffusa e sostenibile. Quindi un Expo che fosse su tutta la provincia, spalmata su tutta la provincia di Milano, andando a recuperare i vari posti rurali di Milano che avessero un valore, chiaramente architettonico, storico, quello che volete, anche agricolo. E invece che cosa hanno fatto? Questa classe dirigente, no, che ha le competenze, che cosa ha fatto?
prende 1 milione di metri quadrati di suolo agricolo tra Rho e Milano e lo cementifica. Quindi fanno questa bella cementificazione di 1 milione di metri quadrati di suolo agricolo, e vi sto parlando di un paese come l'Italia dove le estensioni già non sono tante, dove già il consumo di suolo è oltre quello che possiamo permetterci, dove quello che ci resta come suolo agricolo sono 12 milioni di ettari. Non lo dico io, lo dice l'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria. E io penso, ma questa è la classe dirigente? Dove si dirige questa classe dirigente? Dove ci vuole dirigere che mi cementifichi del suolo agricolo in un paese dove non te lo puoi permettere? Grazie di che, come vuoi nutrire il pianeta cementificando? E quindi che cosa fanno? Non solo questo, non solo cementificano, no, poi c'è la riconversione, quindi il 57% viene riconvertito ad area verde X, come se mettere del prato inglese servisse a recuperare del suolo agricolo consumato, e poi metà a uso residenziale sociale, e bisognerà anche vedere perché. Perché la notizia di qualche giorno fa, noi siamo andati a vedere Expo, qualche giorno fa succede che procedono con due arresti. Rognoni, che è l'amministratore della costruzione autostrade, della società costruzione autostrade, e Perez, che invece è il capo dell'ufficio gare appalti della società infrastrutture lombarde. E questa è la gente per cui poi oggi si sono trovati in riunione Maroni e compagni, Maroni, Pisapia e compagni, in una riunione dal titolo Salva Expo. Allora signori, scusate, riflettiamo un attimo, questa è la classe dirigente, ripeto, questa è la classe dirigente. Questi non rappresentano nessuno, questi non vedono al di là del proprio portafoglio, questi non sanno nemmeno del proprio portafoglio. Noi, perché tu puoi essere vestito bene quanto ti pare, puoi avere tutte le lauree che vuoi, puoi avere tutto quello che vuoi, puoi aver avuto tutti gli incarichi che ti pare, ma non sei nessuno se non fai niente per l'interesse del paese. È meglio essere naif come il Movimento 5 Stelle, che è una classe dirigente fallita e falsa. Bravo. Poi c'è una cosa bella che come Movimento 5 Stelle siamo riusciti a fare, ed è stata quella di introdurre nel codice penale il reato ambientale e quello contro la biodiversità. E questo mi chiede di dire. Significa, fa sempre parte di una visione diversa, perché è inutile che continuiamo a guardarci il nostro orticello, ammesso che ce l'abbiamo, il nostro quadratino di cemento, come lo volete dire. Ma dobbiamo avere una visione integrata di quello che è il nostro paese. Noi non possiamo pensare di lavorare, produrre ricchezza a scapito dell'ambiente e della salute umana. Quindi questo è uno dei risultati del Movimento 5 Stelle. Abbiamo il reato ambientale finalmente, e chi lo compie dovrà renderne atto. Grazie. Diego De Lorenzi. Io sono, non soltanto sono contento, ma sono anche fiero di essere qui. Sono fiero perché finalmente mi rendo conto che non siamo soltanto in 100 come persone, cioè siete tanti, siete molti di più di quelli che immaginiamo, perché ogni giorno si aggiungono delle persone nuove, delle persone che sono informate. E sono anche contento di un'altra cosa. Sono contento del fatto che abbiamo dimostrato, e l'hanno ricordato benissimo i miei colleghi, che il Movimento 5 Stelle ha già vinto. Ha già vinto. Vai, noi siamo veramente. Noi siamo un esperimento. E questo esperimento è riuscito, perché abbiamo dimostrato che 160 cittadini senza esperienza nei partiti
cioè senza aver imparato a fare lo sgambetto ai compagni di partito, riesce dopo un anno, anzi dopo i primi 3 mesi, a imparare benissimo i regolamenti, a imparare benissimo il lavoro di parlamentare, avere anche la volontà politica dopo 4 mesi di portare all'attenzione del Parlamento la terra dei fuochi. È stato un merito nostro, dopo solo 4 mesi, loro hanno 20 anni di lavoro. E quindi abbiamo imparato, abbiamo dovuto studiare tanto, sì è vero, e ce lo siamo letti bene questo regolamento. Questo regolamento è stampato insieme alla Costituzione, perché il regolamento è una diretta emanazione di quello che è la Costituzione, perché si parla di decreti, si parla di come vengono gestiti i lavori in aula, e in questo regolamento non c'era nulla che desse il potere che il Presidente Boldrini si è arrogato, cioè un potere di oligarchia, di monarchia, un potere che in qualche modo cancella i vostri diritti, cancella i vostri diritti. Perché sono andati in televisione a dire che noi eravamo per l'IMU, per la seconda rata, perché in quel decreto, come sempre, come in tutti i decreti che abbiamo visto in quest'anno, c'è una montagna di letame per i cittadini, condita da 2 o 3 cioccolatini. E la montagna di letame, o di oro per qualcuno, era in quel caso ovviamente la riconversione delle riserve auree, delle riserve della Banca d'Italia. E guarda caso quelle riserve erano state valutate così dal 1936. Ora, o deve essere successa qualcosa di più grave della Seconda Guerra Mondiale, oppure era in favore a qualcuno. È evidente. E ce lo siamo stati studiati bene, diciamo, questo regolamento. Non c'era nulla che permettesse al Presidente Sisto in Commissione Affari Costituzionali, per esempio, di arrogarsi il diritto di portare in aula la legge elettorale senza una votazione democratica, ed è per questo che ci siamo opposti, ed è per questo che siamo felici e orgogliosi di rappresentare i cittadini tutti i giorni in quel Parlamento, perché senza di noi così come hanno violato il regolamento, hanno compiuto questa violenza non nei nostri riguardi, ma nei vostri riguardi, nei riguardi degli italiani. Dicevo, così come hanno compiuto quella violenza, ne avrebbero compiuto un'altra. Quest'estate, mentre molti di noi magari pensavano già alle vacanze, loro pensavano a modificare l'articolo 138 della Costituzione, esattamente come hanno fatto nel 2012, cambiando 3 articoli della Costituzione senza dire nulla ai cittadini italiani. E se non ci fossimo stati noi quest'anno, avrebbero stravolto la forma di Stato e di governo senza che i cittadini italiani avessero potuto saperlo. Ed è per quello che noi facciamo dei gesti eversivi, dei gesti eclatanti. Cosa sono questi gesti eclatanti? Sedersi e mostrare un cartello affinché le televisioni possano riprenderlo e informare i cittadini fuori. E questo cos'è? Questo è il fascicolo istruttorio in cui vengono denunciati i gravi atti alla democrazia compiuti da questi poveri ignoranti. Io sono un ingegnere e nella mia vita, nella mia carriera universitaria e da studente, non ho mai avuto neanche una nota. E deve arrivare una signora che si chiama Laura Boldrini per sospendere la nota di nome. Signori, qui c'è stato un colpo di Stato e non è un'esagerazione, non c'è un'esagerazione in questo. Io sono in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Chi di voi è un dipendente di Poste Italiane? Saprà quello che sta succedendo. Vogliono privatizzare Poste Italiane, venderne il 40% di un'azienda pubblica, la più grande azienda pubblica, perché Telecom, l'Italia le hanno già vendute, anzi svendute, regalando quindi il 40% a degli azionisti privati. Poste Italiane è detenuta al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il vecchio tesoro. Ora, è l'unica azienda italiana, così grande, che fa utile. Non è un'azienda in perdita, fa 1 miliardo di utile. Quindi danno 400 milioni a degli altri azionisti, e questo ovviamente a discapito di cosa? Chiedetevelo. A cosa serve questo,
questa vendita di questa azienda pubblica? A ridurre il debito pubblico. Ci dicono che devono ridurre il debito pubblico. Ora contano di guadagnare 6-7 miliardi. Ora, perché dovrebbero vendere un'azienda pubblica che fa 1 miliardo di utile all'anno per guadagnare 6-7 miliardi per coprire un debito di 2.100 miliardi? Come dire, datemi 2-3 centesimi per coprire un debito di 50.000 euro. Questa è la proporzione. Allora, queste persone, come dicevano i colleghi, non hanno idea di quello che vogliono fare. Non hanno idea del futuro, non riescono a vedere oltre le prossime elezioni. Sono in campagna elettorale permanente. Noi abbiamo un'idea molto precisa di quello che vogliamo. Noi questo paese lo vogliamo cambiare, ma non perché noi siamo semplici cittadini con la testa un po' montata, che seguiamo un comico. Perché voi ci avete dato questo incarico. Insieme a voi lo vogliamo cambiare. Sono 25 milioni le persone che hanno scelto il Movimento 5 Stelle per mandarli tutti a casa, e loro l'hanno capito. L'hanno capito e hanno paura. Non voglio intrattenermi oltre. Massimo Martini, passo la parola a te. Allora, buonasera, sono Massimo Martini, sono in commissione difesa e vi voglio dare un piccolo spunto che è personale, perché proprio su Frosinone. Io prima di partire da Roma stasera ho pensato a una cosa bella di Frosinone che ho vissuto in quest'anno. Vi state vedendo le facce che si interrogano sul perché, no? Ma poi l'altra cosa mi è venuta mentre venivo in qua, era data la stanchezza, stamattina sono andato a Padova a fare una visita per un laboratorio militare e vi devo ringraziare prima di tutto perché non mi aspettavo di trovare una stanza, un palazzetto così pieno di gente. Perché è una cosa veramente. Tant'è che sono entrato e mi è venuto la pelle d'oca, al buio, vedere tutte queste persone. L'altro punto, quello che mi è venuto in mente a Roma, è perché grazie a Frosinone io ho il piacere di conoscere una delle persone più belle che è accanto di scranno a me, che è Luca Mazzone, che è deputato di... E non ve lo dico perché ho un particolare interesse verso Frosinone, ma... esatto, come dice la Boldrini, ma perché vi voglio trasmettere il fatto che per come la vedo io, che magari sono anche uno dei più anziani della Camera del Movimento 5 Stelle, io ho 40 anni, e quindi sono esatto, sono vecchio, siamo io, Baroni, dice, Annunzi, insomma siamo veramente 3 o 4, il resto sono ragazzi, a volte sono come Frosinone, ma la parte bella di quest'anno, che per quanto faticoso, per quanto duro, con tantissime cose difficili da superare, è stata quella di trovare persone come Luca che ti fanno andare avanti e notare la differenza profonda che io vedo, per me la differenza tra noi e loro è nella disumanità del loro modo di fare. Noi siamo ancora esseri umani, siamo rimasti con quella passione, con quella emozione, e tutte le volte fanno qualcosa per il mondo. La cosa raccapricciante che te vedi nelle altre persone, ma non le vedi solo in Parlamento, è un qualcosa che nasce dal consiglio di quartiere, va in consiglio comunale, va nel consiglio provinciale. Qui ci avete un vice sindaco, Frosinone, che se non sbaglio è un'eccellenza, non sbaglio. Quindi, so di comuni più piccoli dove il sindaco neanche fa il consiglio comunale. Questa arroganza, questa disumanizzazione del vivere è quella che poi viene trasportata e portata all'ennesima potenza in Parlamento. È questo che gli distrugge il vedere siamo persone oneste dentro, ma l'onestà non è data dal fatto che c'è una convinzione, siamo naturalmente così. Io l'ultima volta che si è fatto questo tour io mi sono complimentato da solo con il gruppo perché ci chiedevamo come spendere meno
la domanda era come si riesce a fare la cosa in maniera più economica possibile per non gravare su questa situazione tutti insieme. E se ci pensate, un partito o una forza politica si chiede come faccio a risparmiare ancora più soldi perché voglio essere coerente e corretto verso le persone che vado a trovare. Perché questo è il punto. Da questo tipo di passione, di volontà, che poi si sostanzia in un evento scatenante come è stato verso il discorso di Move Anche Italia, lì era proprio un'incazzatura naturale, perché se non ti puoi permettere di dare tutti quei soldi alle banche, io sono un imprenditore, se io volevo fare un aumento di capitale alla mia azienda devo prendere i soldi di tasca e mettere nell'azienda, non è che te li regalano dalle riserve. Ma detto questo, quindi ti viene naturale l'arrabbiatura, ma la cosa ancora più disumana non è stato la Boldrini in quella situazione, è stato il Partito Democratico e SEL che cantavano Bella Ciao in quella situazione. Se tu pensi, io sono toscano, non vi dico, a differenza di Vittorio, ho fatto l'elenco delle persone che sono nel governo, io non vi dico di che paese sono, spero nessuno lo sappia perché sennò mi tocca scappare. Come? No, io sono di Firenze, sono di Rignano, anzi in realtà sono di Reggio, sono fatto con le correnti perché è del 75 e sono del 74, quindi diciamo questa piccola sfortuna, questa macchia che mi porto dietro. Ma quello che volevo dire, il fatto lì è stato proprio, te vedevi quelle persone mentre cantavano Bella Ciao, la soddisfazione, il ghigno di chissà di avere il potere, non gli interessava niente del discorso della Banca d'Italia. Il discorso era offendere il Movimento 5 Stelle con quell'azione di prepotenza impressionante. E il cantare Bella Ciao, che non aveva nessun senso, perché qual era il senso? L'avevi votato, cioè avevi fatto tutto quello che era democraticamente possibile. Noi cosa avevamo fatto se non protestare verso una cosa schifosa? E quel Bella Ciao, io proprio, è stata una cosa che veramente mi ha dato un pugno. A parte non gli appartiene più, cioè, poteva cantare qualsiasi altra cosa, cioè, veramente. Perché queste serate? Perché questi eventi? E perché questa partecipazione? Perché ci si sta accorgendo tutti che non si sa come gira questa Italia. E essere qui ci permette di, almeno quello è l'impulso che voglio darvi io, perché se vi iniziate a parlare del lavoro fatto in commissione, faccio un esempio del F-35, ma per parlare degli Eurofighter, per parlare di Forza Nec, per parlare delle FREM, per parlare delle nuove navi modulari, per parlare dei satelliti, eccetera, per arrivare fino a 27 miliardi di euro, che è il bilancio della difesa, quello che mi preme farvi presente è che dovete aprire la vostra mente e vedere il più possibile l'informazione non come ve la presenta la stampa, cioè al quarto d'ora di tempo che vi fanno la domanda. Loro prima si riferivano al discorso delle poste come svendita. Voi avete, probabilmente non l'avete sentito, ma nell'ultima legge di stabilità c'era un finanziamento in 20 anni, diciamo un fondo in conto capitale in 20 anni per comprare nuove navi, di circa 6 miliardi. Okay? Questo può essere giusto, non può essere giusto, non pongo il problema su questa parte di costo. Viene per contro dal Ministero dell'Economia la volontà di vendere Fincantieri, che è un'azienda totalmente italiana, che è un'azienda anche quella inutile, ok? E guarda caso vendi una parte a privati per 6 miliardi. Per cui se io sono, quindi se lei è privato, io sono lo Stato, io faccio, prima di tutto mi premunisco di dare a Fincantieri, che è l'ente terzo, che è l'azienda, 6 miliardi di commesse. Poi lei mi dà 6 miliardi. Io non ci ho guadagnato niente, perché comunque alla Fincantieri gli do quegli stessi soldi. Quindi il ragionamento molto semplice da fare è non fermarsi a quello che ti viene detto, mai. Mettete veramente sempre in dubbio qualsiasi informazione che vi arriva, ma perché è importante, perché stasera siamo circa 700 e 700 persone hanno la capacità di mettere in dubbio con concretezza quelle sono le informazioni false che ti vengono passate. Questi si distruggono da soli, perché una serata come questa in cui c'hai persone che di lunedì sera ti vengono a sentire 5-4 ragazzi e una persona un po' più anziana a parlare di temi di politica.
Ma pensate, io vi chiedo solamente di fare questo esercizio. Due anni fa, chi di voi avrebbe mai immaginato di venire un lunedì sera di marzo a sentir parlare di politica e prendersi la responsabilità non solo dell'azione che noi facciamo in Parlamento, perché comunque la nostra forza siete voi, ma prendono la consapevolezza di poter lavorare sul territorio e di cambiarlo. Perché da queste parti di Carognato, mi diceva Luca, ve ne hanno fatte a bizzeffe. Ma a bizzeffe. E poi alla fine lo scambio clientelare non funziona più, perché non ci sono più soldi e perché il territorio non ne può più. Qui è stato martoriato il territorio, le persone. Io Luca ogni tanto lo vedo mettersi le mani nei capelli, perché succede qualcosa di incredibile da queste parti. Qui è ancora un posto in cui c'è veramente degli eventi spettacolari, cioè quella del vice sindaco che ha fatto una cosa meravigliosa, cioè io quando la vedo ho finito di ridere dopo due o tre ore, però è veramente importante. Noi ancora ridiamo! Ecco, immagino quanto ridete. Quindi quello che mi preme veramente trasmettere è fare questo, il percorso che noi si è fatto più dal 2011 fino da prima, eccetera, cioè impegnatevi anche voi per primo, che sia in un consiglio comunale, che sia con l'acqua, anche da queste parti con l'acqua ve l'hanno fatta di volte di crude, cioè veramente fate questo tipo di lavoro perché è fondamentale, siete voi la nostra linfa vitale sempre, sempre. Io sui mezzi, la vediamo un po' sì perché siamo proprio di paese, sì, paese, perché poi Rignano è un paesino di 3.000 abitanti, Rigello conta 12.000 abitanti ora, cioè, si parla di comuni piccolissimi, noi siamo la vallata, più alta concentrazione di parlamentari e di... Siamo due del 5 Stelle, tre del PD che è un Presidente del Consiglio e un Ministro che è la Boschi, perché la Boschi è di 15 km a casa. Quindi noi siamo veramente... In questa fase, dopo 48 anni di dopo 48 anni di assenza completa dei parlamentari, noi siamo quest'anno la valle, Valdarno, con il maggior numero di parlamentari. Io vi dico solamente una cosa di Renzi, state molto attenti, perché i Renzi, oltre a chiamarlo in bomba, e quello lo facevano alle medie, ma alle superiori, scusate, ma in bomba. Da noi il bomba è nell'accezione che lui le spara talmente grosse che veramente... Veramente Renzi aveva questo modo di fare, presente quei ragazzi che fo tutto io, so tutto io, so il mondo, mi dispiace andare avanti con questa velocità. Toscano magari non, però è come veramente lo vedi e come te lo ricordi quando avevi 14 anni, poi te lo ritrovi sugli scranni del governo che parla e dice quelle cose e dici non è possibile, perché veramente non ti viene da pensare. Potrebbe dire lo stesso lui del fatto che io possa sedere in uno scranno del Parlamento, ma c'è un'alta umiltà. Io non ho perso quella dignità, per cui le cose che ho detto prima di entrare in Parlamento le sto mantenendo tutte, se qualcuno... Io vi racconto una cosa di Firenze, che è il comune dove lui è andato a fare il sindaco. Anzitutto come ci è arrivato? Grazie e questo vi spiega anche perché i giornali lo incensano. Su Firenze lui, quando era presidente della provincia, ha creato tutta una serie di eventi per la quale la Nazione, che è il quotidiano nazionale, il Mezzogiorno, eccetera, e la Repubblica hanno preso più soldi dalla provincia di Firenze dal 2005 al 2009 che in tutta la loro storia. Infatti, durante le primarie, Renzi ha speso un patrimonio. Voi considerate le primarie del 2009 e il 2009. Renzi spese quasi 800.000 euro di primarie. 800.000 euro, per le primarie, non per le elezioni. E gli furono date da varie aziende di costruzione dalle nostre parti. Quando Renzi è entrato a fare il sindaco, la prima cosa che ha fatto, anche se non aveva i soldi, è stato quello di fare tre cose eclatanti.
Vi ricordano queste cose che canto qualcosa come vi do 80 euro, vi pulisco casa, insomma queste cose qui, no? A Firenze rifece l'asfalto perché era dal 96 non veniva rifatto l'asfalto e l'ha fatto cartolarizzando qualsiasi cosa, cioè rimettendoci infatti per i prossimi i 4 anni successivi si è pagato più tasse a Firenze che in altri paesi del comprensorio. Ha rifatto la pedonalizzazione, che era una cosa banale, bastava nemmeno l'ordinanza, e ha rimesso qualche lampione al centro. Con questi tre attrezzi Renzi ci si è fatto 4 anni di vita a Firenze. E intanto gira la ruota. Esatto. Ma la cosa imbarazzante è quelle che sono le risposte, magari voi non sapete. Renzi aveva promesso di fare 2 linee di metropolitana, tranvia di superficie, entro 1000 giorni, sì, insomma, diciamo entro i primi 2 anni. Quando scadero i 2 anni, Renzi disse, non ce l'ho fatta, ma io sono uno che ha il coraggio di dire che ho sbagliato. Ma tu sei anche un sindaco, cioè nel senso, voglio dire, non è che tu sei il primo che arriva per la strada, dice, non ce l'ho fatta, non è mia colpa mia. No, te quelle responsabilità te le sei prese. E quindi l'attenzione veramente ancora più forte sulla mediaticità di Renzi è quella proprio di dire, ragazzi, veramente attenzione a tutte le parole che usa, perché sono veramente una, diciamo così, il paravento per un qualcosa che non esiste. Perché per esperienza noi a Firenze siamo provati. Grazie. Proprio per stimolare anche la vostra voglia di conoscere, io chiederei in maniera ordinata, se qualcuno ha voglia di fare delle domande, si crea una fila, si vengono qui così si dà un microfono e a 3 a 3 si cerca di rispondere. Se vi alzate vi mettete sulla destra, insomma dove vi viene. Sì, se vi alzate vi mettete di qua è meglio. Allora, chi è il primo che non te li piace? Vi chiedo soltanto di limitare un po' il tempo. Pronto. Io ci vengo da Roma e 2 sono gli argomenti che mi interessano, un dipendente bancario oltre che sindacalista. La guerra alle banche, l'ultima direzione generale di una banca stava, perché oramai è andata pure stampa dell'aria, a Siena. Qua è stata tolta la Cassa di Risparmio, il Banco di Santo Spirito, il Banco Roma, il Banco di Sicilia. La provincia, lo dico perché ho lavorato nell'organizzazione della Banca di Roma, la provincia di Frosinone, così come quella di Latina, è stata depauperata a vantaggio del nord. Se qua si chiede un anticipo su fatture ci vogliono 6 mesi, se lo chiedi subito ci vogliono 3 settimane. Come pensate di poter incidere sulla politica bancaria rispetto alle truffe che si fanno? Unicredit per una sola operazione, l'operazione Brontos, che di operazioni Brontos Unicredit ne fa a centinaia all'anno, ha pagato 245 milioni di euro. Banca Intesa San Paolo, per una sola operazione ha transato 270 milioni su un'evasione fiscale di 1 miliardo e 150 milioni. Nell'altro aspetto che mi interessa per i giovani, la legge sul lavoro, dovete assolutamente rimettere mano non alla legge Bianchi ma al pacchetto 3, quello che ha legalizzato il caporalato,
con l'intermediazione, con la interposizione fittizia di manodopera, se non si rimette mano a quella legge e non si ritorna agli anni 60, quando si va più avanti, ragazzi che devono lavorare a 35 euro al giorno per 3 giorni a settimana a nero o nei call center a 300 euro. Dovete mettere in campo questo, tutte le altre, gli altri 35 per capo, 5 euro, ma c'è da cassare la mia vita. Buonasera, Marco da Castino, innanzitutto grazie. Poi la mia prima domanda è una curiosità, perché spesso andando su YouTube vedendo i vostri video ho sentito parlare di un emendamento che era stato proposto dal PD e che voi avevate votato in maniera favorevole per quanto riguarda la tassazione, insomma, sulle macchine, quelle che prendono i soldi, e poi ho sentito dire che accortisi dell'errore loro hanno tentato in tutti i modi di annullare questa cosa, poiché non ho capito bene come è funzionata la storiella. Grazie. Buonasera, Dante Abballe, sono un imprenditore e volevo fare una domanda tecnica che riguarda sigarette elettroniche e liquidi. Praticamente è stata applicata una legge del decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 che prevede un'accisa del 58,5%. Addirittura su questa tassa viene calcolata anche l'IVA, quindi una tassa solo tassa. E quindi in un prodotto, per esempio, che costa 10 euro al pubblico, il 78% è tassato. È anticostituzionale perché la legge non prevede che su una tassa venga applicata un'ulteriore tassa. E volevo una riflessione riguardo a questo. Grazie. Sulle banche, e lo faccio partendo da una riflessione. Io vengo dalla Valsusa, quella valle distrutta, speriamo ancora per poco, da Intesa San Paolo, la banca delle banche che finanzia il TAV, che in accordo con le cooperative rosse, quelle che per anni hanno preso gli appalti dal Partito Democratico, che hanno finanziato le campagne elettorali del Partito Democratico, ora si trovano a finanziare quest'opera indegna. E allora il collegamento viene spontaneo, tant'è che noi qualche anno fa, l'anno scorso, in Valsusa, avevamo lanciato una campagna per dire alla gente basta mettere i soldi in queste banche, basta mettere i soldi in banche che acquistano armi, che finanziano alcuni mercati, che finanziano alcune speculazioni. Forse allora è meglio che la gente si concentri sul credito cooperativo, sulla banca che dà sicurezza, che vuole investire su qualche cosa di più etico. E avevamo fatto questa campagna. Quello che però c'è dietro è chiaramente ancora una volta la politica, perché quando io vedo un Chiamparino che finisce due mandati in comune, a Torino, il comune più indebitato d'Italia pro capite, e me lo vedo messo dentro la fondazione Intesa San Paolo, che è peggio della banca, perché la fondazione usa in un'altra maniera, in maniera molto più speculativa, facendo dei giri strani con i soldi, e allora dico, beh, non può essere che un problema di politica. E allora forse il vero problema è che la politica è entrata troppo nelle banche. C'è stata una mossa per cui il sistema finanziario è stato intriso dallo schifo politico, no? Su questo possiamo essere tutti d'accordo. E allora quando tu vedi un decreto con l'IMU Banca d'Italia che non ti capaciti di come è possibile che 7,5 miliardi, 3,5 li dai a Unicredit, più o meno altri 3,5 li dai a Intesa San Paolo, e poi vedi notizie come alcuni fondi americani che aumentano il proprio capitale acquistando quote di Unicredit, e dici, cavolo, non è che per caso quell'aumento di capitale che ha dato i soldi a Unicredit ora serve a far mangiare i fondi speculativi americani? E allora uno chiude il cerchio. E allora quando ci chiedono perché abbiamo fatto quella lotta, oltre a dire, ve l'avevamo detto e ve l'ha detto anche l'Europa, come ci ricordava Silvia, forse è il caso di dire che quella roba lì è il sistema italiano perverso che finanzia il sistema perverso americano, il sistema perverso europeo. Queste sono le banche, ma se noi non lo capiamo in una maniera
credo abbastanza elementare, siamo finiti. Allora, perché non cominciamo a pensare che i nostri soldi forse non è più il caso di darli ad alcune banche? Perché non facciamo un atto di coraggio e cominciamo a dare questi soldi? L'altro giorno mi è venuto male perché ero in posta, stavo ritirando una raccomandata e vedo una signora con suo marito, una bambina di pochi mesi, si avvicinano allo sportello e la mamma chiede un libretto postale. E io la prima cosa che ho pensato è, cavoli, poverina non lo sa, che quei 1.000 euro serviranno per ingrassare ancora una volta Cassa Depositi e Prestiti e fare le speculazioni immobiliari che Renzi vuole fare sugli impulsi pubblici di questo paese. Non lo sa, lei pensa di mettere via 1.000 euro a sua figlia che ha 3 mesi. E allora lì capisci che la malinformazione è peggio di quanto uno pensa. Sul lavoro, poi passiamo il microfono. Allora, per fare una Ford Focus nera CE589, al più presto se la vendi la metti su eBay e me la vende. Quindi Ford Focus nera CE589 subito. Scusate. Sul lavoro, brevissima. Allora, come facciamo a pensare e a credere che questa classe dirigente voglia creare lavoro? Noi ci dobbiamo mettere in testa che per creare lavoro in questo paese, purtroppo stiamo cambiando. No. In testa che per creare lavoro bisogna fare due cose principalmente. La prima è decidere che cosa produrre, quali sistemi produttivi spingere in questo paese, perché non è possibile. Io vengo dal Piemonte, c'è una società, un'azienda dell'Alessandrino che produce motori elettrici, ma deve andare via dall'Italia, perché l'Italia dei suoi motori elettrici non ce ne fa nulla. E allora come facciamo a sostenere un'azienda che fa una produzione, direi, innovativa, se questo paese non decide dove vuole mettere la propria energia, cosa vuole fare con un piano energetico, e sono 20 anni che non fa un piano energetico? E la seconda cosa che bisogna fare per creare lavoro è abbattere la corruzione, perché non possiamo continuare a stare in un sistema che alimenta le aziende non sane e ammazza quelle sane. Queste due cose sono necessarie e poi bisogna mettere a posto tutto quello scempio che è stato ed è diventato i contratti di lavoro, perché ci hanno giocato un po' tutti con i contratti di lavoro, tutti i sindacati ci hanno giocato, ce lo dobbiamo dire, ci dobbiamo mettere in testa che la gran parte dei sindacati hanno rovinato quel poco che rimaneva della volontà del cittadino di partecipare al lavoro. La domanda, perché sicuramente lui è stato un buon sindacalista, non lo metto in dubbio, però questo è il lavoro che noi dobbiamo creare. Allora noi ci arrabbiamo quando arriva Renzi e ti dice io faccio il job act e poi incontro il giornalista che mi dice ma lei cosa ne pensa del job act, ma scusi ma lei l'ha letto? Perché io non l'ho mai letto, se ce l'ha me lo faccia leggere e lo discutiamo insieme. Non esiste, non è mai esistito, lui è l'unico essere umano messo come Presidente del Consiglio che esce da un Consiglio dei Ministri senza un decreto ma con le slide. L'unico, non è mai successo. Bomba. Sulle sigarette elettroniche. Sulle sigarette elettroniche la questione è molto semplice. Ok, adesso funziona. Sigarette elettroniche. Un sacco di persone oggi vedono piccoli negozietti e si chiedono come mai siano spuntati come funghi, perché di fatto sono spuntati come funghi. E poi scopri che il ministro Lorenzin, che anche lei ha un ottimo titolo di studio, è diplomata al liceo scientifico, direi che è perfetta per fare il ministro della salute, ha il marito, il compagno, che tra
traffica questi liquidi, no? E allora ti chiedi, ma scusa, non è che forse hai un po' di conflitto di interessi mentre pensi alle sigarette elettroniche? Allora, noi ci siamo battuti perché tu mi puoi tassare tutta la nicotina che vuoi, ma io personalmente da sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze ho detto a me, vogliamo tassare la nicotina? Tassiamola tutta, anche quella che metti in agricoltura per le api, perché mi uccidi le api con la nicotina, non ho capito perché va bene se ammazzi la gente con la nicotina, no? Tassiamola tutta. Il problema è questo, tu fai una sigaretta elettronica e vuoi tassare tutta la sigaretta. Allora, intanto c'è un aggeggio che è elettronico, che quello perché lo devi tassare, come se domani decidessi di tassare le videocamere piuttosto che le pennette USB. Perché? E poi c'è un liquido, ma c'è un liquido che non sappiamo che cos'è, perché non c'è nessuno che in questo paese un giorno si sia svegliato dicendo voglio sapere se questo liquido è dannoso oppure no. E allora ancora una volta si sono inventati un modo per cavare un po' di soldi, ma l'hanno fatto ancora una volta mettendo in ginocchio quelle piccole imprese che sono nate, quei piccoli negozietti che sono nati con grossi sacrifici. Le nostre mail sono state intasate da gente che diceva io ho aperto l'attività, ho aperto questo negozietto di sigarette elettroniche qualche mese fa, ora sono in ginocchio se questa tassazione va avanti. Come faccio? Che cosa vuole fare questo governo? Ora, noi la loro posizione veramente non l'abbiamo capita. Loro vogliono usare le sigarette elettroniche come un'altra mucca da mungere per tirare fuori due soldi. È chiaro che tutte le volte che noi gli proponiamo un'altra tassazione loro non sono d'accordo, come è successo sulle slot machine. Quando noi mettiamo la tassazione sulle slot machine loro ci dicono di no, ma ci dicono di no perché la ragioneria di Stato, e l'ho detto noi in commissione bilancio, sostiene che non è possibile tassare le slot machine, i concessionari delle slot machine. Perché? Perché questi non pagano. Allora i casi sono due, o siamo cretini noi che paghiamo l'IRPEF tutti i mesi, o sono furbi loro che non pagano una tassa sulle slot machine. Ma come si fa a decidere quando smettere di pagare le tasse? Perché se c'è un modo, allora ce lo dicano qual è il modo, perché domani smettiamo anche noi di pagare quelle tasse. Questo è la lobby delle slot machine. Una domanda sulla legge elettorale forse? No? Sì, allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Fabrizio e vorrei farvi una domanda sulla moneta unica, sull'euro e sull'eurozona. Perché signori, lo dico anche a voi, io mi sono fatto un po' una cultura così da autodidatta e ho scoperto che da quando noi ci siamo agganciati alla moneta unica, praticamente tutti gli indicatori di produttività e quant'altro sono calati a picco, cioè si è proprio increspata il grafico, e quindi dal momento in cui noi ci siamo agganciati alla moneta unica è stato un disastro. Eravamo una delle manifatture più grandi d'Europa, eravamo molto forti, eravamo la prima manifattura, e poi casualmente ci siamo agganciati, cioè agganciandoci a questa moneta, tutto è crollato. Allora mi riallaccio anche a quello che dicevate voi poco fa, cioè perché questo mercato del lavoro così flessibile, iperflessibile? Perché chiaramente se entriamo in una crisi di questa portata e ci dicono voi dovete crescere, dall'Europa ci dicono voi dovete crescere, noi l'unico strumento che ci è rimasto per crescere è abbassare i salari. E questo, cioè, lo dicono gli economisti, signori, e vi invito veramente come opinione pubblica a darvi una mossa in tal senso, cioè ce lo dicono gli economisti delle piccole università, tipo Bagnai, di Pescara, Chieti, ce lo dice Rinaldi, ce lo dice Borghi, cioè economisti diciamo molto ai margini dell'accademia che conta, tipo la Bocconi, eccetera. Allora ecco, io concludo, perché la premessa è d'obbligo, ecco, un altro minuto perché siamo qua, quando mi ricarica. Allora, il concetto è questo, è che noi signori abbiamo perso anni, l'opinione pubblica, io mi occupo anche di mass media, ho scritto anche per un giornale locale qui, mi sono occupato di diossina, eccetera. Allora, noi ci siamo occupati per anni di varie problematiche, non sto qui a perdere i dettagli, mentre noi firmavamo dei trattati europei che ci hanno ingessato e dal quale non c'è via d'uscita, e abbiamo messo in Costituzione il fatto che
la Repubblica Italiana non è più fondata sul lavoro, ma è fondata sul pareggio di bilancio. Allora, quello che io voglio chiedervi è questo: voi come vi ponete, adesso siamo anche a ridosso delle europee, come vi ponete nei confronti della moneta unica? Cioè, voi siete per un'uscita oppure voi siete per andare in Europa a ritrattare i termini? E un'ultimissima cosa, è possibile da parte vostra farvi magari portavoce di un referendum per restare o meno in Europa? Buonasera a tutti, io sono Roberto, volevo fare due domande. La prima è quella se questo governo ha intenzione di fare una manovra per riportare tutti quei capitali di persone oppure di società italiane che hanno portato capitale all'estero. E la seconda è quella di qual è la prospettiva di questo governo riguardo alle politiche giovanili e al lavoro giovanile. Buonasera, io mi chiamo Oli e sono un sovranista. Vorrei fare due osservazioni. La prima riguarda la questione IMU Banca Italia. È vero, è stata una vergogna il modo in cui la Boldrini ha gestito la discussione in aula, e ancora più vergognoso e squallido è stato quella manifestazione di questi deputati che cantavano bella ciao, veramente una cosa vergognosa. Però c'è una cosa da dire. Si è parlato qui, mi pare che sia stata lei signorina, di aiuto di Stato alle banche per 7 miliardi. Beh, nel 2008-2009 la Germania ha erogato aiuti di Stato alle sue banche, in un solo caso, ne ha arrivati parecchi di aiuti di Stato alle sue banche, c'è stata una singola banca che ha avuto un aiuto di ben 140 miliardi di euro. Allora io mi domando perché la Germania può dare aiuti di Stato alle sue banche per salvarle, mentre l'Italia non può dare aiuti di Stato alle banche. Cioè, su questa questione dell'IMU Banca Italia si è fatto, a mio parere, molta disinformazione. Non aiutare le banche italiane significa esporre al default. E se la Germania difende le sue banche, io credo che qualche ragione per difendere le nostre banche ci possa essere. Detto questo, e rilasciandomi a quello che diceva l'amico qui sulla domanda se sono europeisti o contro l'euro, gli amici del Movimento 5 Stelle, io ho trovato la risposta, cari concittadini. Questo è un volantino del Movimento 5 Stelle di Belluno e c'è scritto: il Movimento 5 Stelle non è euro sì o euro no. Il Movimento 5 Stelle porrà delle condizioni per restare nell'Unione Europea e nell'euro. Questo è Belluno. Un altro volantino dice Stati Uniti d'Europa. Io sono contento che finalmente si comincia a chiarire la questione. Quindi la risposta per quello che mi riguarda è questa: il Movimento 5 Stelle lo dice chiaramente, ma oggi fa molto comodo cercare di pescare voti tra gli anti-euro, e quindi mantiene questo margine di ambiguità. Ma signori, non è più il momento di fare i bambini, oggi la situazione è tragica. E la domanda è: siete con l'euro, siete per stare nell'euro oppure siete per uscire dall'Unione Europea? Ci sei venuto, mi ci hanno portato? Grazie della domanda, perché vedo che l'interessamento sui volantini dei gruppi locali finalmente è altissimo, e c'è una società anche per i meetup. Per la nuova campagna volantina. Se la Germania ha dato dei soldi alle banche, bene. L'Europa, quando è venuta a dirci guarda, forse hai dato dei soldi come finanziamento pubblico e l'hai fatto in maniera un po' troppo chiara, lo ha detto per due ragioni. Primo, perché se ti leggi il decreto di Banca d'Italia scoprirai che tutta l'Europa può andare a comprare quote di Banca d'Italia, quindi non è che aiuta le banche italiane, aiuta tutte le banche. Lo fa con l'articolo 1 del decreto di Banca d'Italia, articolo 1. Tant'è che te l'ho detto prima, il fondo americano sta comprando le quote di Unicredit, dovute dall'aumento, scusa, fammi venire. No, ma è così, articolo 1, tutte le banche europee possono acquisire quote. Questo è il decreto. La nostra posizione, quando Belluno scrive noi non siamo pro o contro, non è una
situazione di comodo, è una situazione di chiarezza. Nessuno vuole fare del terrorismo, nessuno vuole fare come la Lega, che ora va brandendo un libro con scritto no euro, ma ha fatto il pareggio di bilancio e ha firmato tutto il compact. Partito e stava a braccetto con Berlusconi. Noi non siamo questi, noi diciamo una cosa chiara. Il messaggio è chiaro, noi andremo in Europa, prenderemo più del 30% perché la gente capisce, capirà che cos'è il voto degli europei. Andremo in Europa e diremo, bene, voi vi siete fatti gli affari vostri per tutti questi anni. Noi vogliamo semplicemente sforare il 3%, come peraltro la legge italiana ci permette, domani in diretta sulla Camera c'è la mozione a mia prima firma. Togliere il pareggio di bilancio, che è un cappio al collo, e l'hanno detto 5 premi Nobel, che era un cappio al collo, che avrebbe portato questi disastri sui bilanci pubblici, che ci sarebbero state delle finte coperture dei crediti e che sarebbero aumentate le tasse. Fare investimenti europei sui punti che interessano davvero ai paesi europei. Abbattere il fiscal compact, perché noi questo debito pubblico non lo riconosciamo, è indegno, non è etico, noi il fiscal compact non lo vogliamo. Allora, o fate questo, e ci mettiamo dentro anche il MES, che me lo sono dimenticato, scusate, o fate questo, oppure chiederemo ai cittadini che cosa vogliono fare di questo sistema euro. Perché l'Europa, se così si chiama, è l'Europa della comunità, non l'Europa della finanza. Questo non è essere indecisi su una posizione, è essere decisivi e coerenti. Che sale in cattedra e che usa un nome personale per fare una filosofia da corrida. Perché la gente ha bisogno di capire, non ha bisogno di un nome per riconoscersi in una teoria. La gente vuole capire cos'è il 3%, cos'è il fondo salva stati. Non vuole gente che sale in cattedra, che si fa comizi, che si fa serate in tre a girare a presentare un libro per poi fare che cosa? Allora, noi abbiamo sentito tutti, abbiamo sentito chiunque, abbiamo fatto dei convegni, ci sono ancora i nostri video in diretta, li abbiamo fatti e abbiamo chiesto voi cosa pensate, siete favorevoli, siete contrari all'euro, siete una situazione di mezzo, diteci che cosa pensate, visto che voi siete veramente i nomi importanti dell'economia. Dopodiché, se permettete, facciamo scegliere i cittadini che hanno seguito le dirette e che oggi hanno un'idea chiara. Io volevo aggiungere una cosa. Il signore, come ultima domanda, ha posto: ma voi volete l'euro o volete uscire dall'Unione Europea? Ecco, io penso che i cittadini bisogna dare un'informazione corretta. Essere nell'euro non vuol dire essere nell'Unione Europea, perché se tu vai in Svezia trovi la corona svedese e sei in Unione Europea, se tu vai in Inghilterra trovi la sterlina e sei in Unione Europea. E io credo nell'Europa, perché l'Italia geograficamente è in Europa. Io ho fatto l'Erasmus a 23 anni e trovavi dei miei coetanei di allora, degli altri paesi, c'erano dagli australiani ai brasiliani, trovavi di tutto, ma trovavi anche ragazzi della mia età che venivano dagli altri paesi europei, e a 23 anni non soltanto gli chiedevi che lavoro facessero, ma anche che lavoro avessero fatto. E sapete perché? Perché l'Unione Europea nel 93, 20 anni fa, con una raccomandazione ha chiesto a tutti gli stati membri di mettere il reddito di cittadinanza, un reddito minimo di dignità. Perché è vero, bisogna fare la riforma del mercato del lavoro, ma se io ho un reddito minimo di dignità, vado via da casa magari a 18 anni, mi mantengo agli studi senza gravare sui familiari, magari
non accetto più una busta paga di 200 euro e ne firmo una di 1000, magari non ho più paura di rimanere incinta e dover dare le dimissioni, magari provo fino a 25 anni, a 27 anni, lavori diversi, trovo quello che mi piace più, quello che mi piace di più, e quello che faccio meglio, e aumento il sistema, la produttività del sistema italiano. Allora, ce lo chiede l'Europa, il reddito di cittadinanza, perché in 20 anni soltanto l'Italia e la Grecia non l'hanno fatto? Allora, l'Europa fa anche delle cose buone, l'Unione Europea, e noi vogliamo andare in Europa per dire queste cose, quello che in Italia non è stato recepito, o è stato recepito, come dire, a seconda della convenienza dei partiti che hanno, ho detto prima, cambiato 3 articoli della Costituzione senza dire niente ai cittadini, e oggi mi vengono a dire che sono contro l'euro. Allora andate in Olanda che hanno l'euro e vedete se l'economia va male, andate in Germania, vedete, hanno l'euro e l'economia non va male. Allora bisogna dare informazioni corrette, ed è quello che noi abbiamo fatto, fare dei convegni con delle persone che sono degli esperti e dare queste informazioni ai cittadini. Poi, come sempre, noi pensiamo che milioni di cittadini ben informati scelgano molto meglio di 4 politici messi in Parlamento da qualcun altro. Scusate, perché il signore, come si chiama? Scusa. Il nome. Laura, mi hanno fatto venire un dubbio, lo stesso dubbio che avevo prima. E siccome non è facile stare sempre dietro e ricordarsi tutto, io mi ricordavo quello che aveva detto Laura. Allora, cioè internet, articolo 4,4 del decreto, le quote di partecipazione al capitale possono appartenere soltanto a banche aventi sede legale in Italia, ovvero aventi sede di amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione e diverso dall'Italia. Ora, giusto per dire, no? Lo spunto, mi sono sbagliato? No. No, questo è la gazzetta ufficiale, ora magari avrò trovato la pagina sbagliata su internet, però era per dire che questo dubbio, giustamente, lui se l'è fatto venire, basterebbe comunque tendenzialmente informarsi e far vedere che questa è l'informazione che va fatta e che quindi quello che diceva Laura era la parte corretta. Grazie. Devo rispondere anche a un ragazzo che ha fatto la domanda. Aveva chiesto che politiche vuole fare il governo per rientrare i capitali all'estero e per le politiche giovanili. Non lo so, non penso che lo sappia neanche lui, neanche il governo che politica voglia fare. Per i giovani secondo me sarebbe importantissimo dargli veramente una speranza con il reddito di cittadinanza. Perché con il reddito di cittadinanza? Perché noi possiamo avere anche un mercato del lavoro flessibile se dall'altra parte c'è un ammortizzatore sociale che garantisca la dignità ai nostri giovani, che gli permetta di restare in Italia, perché siamo stati in Italia.